non era semplice, ma che quest'anno è iniziata a prendere forma, quella di mettere in rete una serie di associazioni che hanno le stesse sensibilità, che hanno voglia di collaborare. Ed ecco quindi che c'è la collaborazione con Magma, che è già il secondo anno che ci dà una grande mano, il Museo dei Manifesti Nazionale di Civitanova, la collaborazione col Centro Diurno, la collaborazione con altre associazioni, la Rete degli Studenti, c'è Plastic Free oggi con Alessandra qui, c'è la Lega Ambiente col Presidente regionale che ringrazio, l'Associazione No al Consumo di Suolo, il CAI, il Comitato del Parco Marino. Insomma, siamo riusciti in quello che era l'obiettivo principale quando abbiamo deciso di mettere in piedi questa associazione, di tenere questo luogo e di farlo diventare un luogo dove le associazioni possono confrontarsi, possono farsi conoscere, possono collaborare e portare avanti progetti come quello di oggi pomeriggio. Noi ci crediamo in questo percorso, ci crediamo molto, siamo convinti che insieme si possa fare bene, molto bene, e siamo certi che tutti insieme, con l'aiuto di tutti noi, anche nei prossimi anni riusciremo ad accendere un faro su quelli che sono i temi più importanti e che riguardano in particolar modo la nostra città, la nostra provincia e il nostro territorio. Grazie ancora a tutti quanti e buona mostra.